Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Quasi certa, alla luce dei leak e delle teorie fatte, la presenza nel prossimo titolo Pokémon su Nintendo Switch di ben due Eeveelution, una di tipo volante, l'altra di tipo roccia. In questo video faremo un approfondimento specifico andando a teorizzare come potrebbero essere questi Pokémon, non tanto per ciò che riguarda il design, quanto più sui loro possibili nomi, statistiche ed abilità generali, nonché metodo evolutivo. Il tutto accompagnato da due Fakemon per dare un'idea di come questi Pokémon potrebbero presentarsi. Prima di iniziare vi invito però a lasciare un bel mi piace e a commentare qui sotto facendomi sapere l'Eeveelution che vorreste più vedere nei prossimi titoli tra quella di tipo volante e quella di tipo roccia. Detto ciò, iniziamo subito. Il primo Pokémon che andremo ad analizzare sarà l'Eeveelution di tipo roccia e partiremo dal suo nome. Analizzando i nomi delle varie Eeveelution, notiamo come all'inizio del nome stesso di ognuna di esse vi sia una particolare parola che rispecchia il loro tipo. Ad esempio, Leafeon contiene la parola Leaf, che significa foglia. Jolteon invece contiene la parola Jolt, che significa scossa. Per associazione di idee, il nostro Pokémon dovrebbe avere una parola all'inizio del nome che ricorda il suo tipo, e per l'appunto, come nome, ho scelto Stoneon, con la parola Stone, che significa pietra. Ho preferito questo nome rispetto ad un ipotetico Rockion, perché banalmente suonava molto meglio, e perché in generale la pietra sicuramente è indicativa del tipo roccia, e di certo non ci sono molti elementi che potrebbero ricondurre per l'appunto a questo tipo. Di conseguenza, il fatto che il nome suonasse abbastanza bene mi ha fatto pensare che potrebbe essere effettivamente questo il nome che questo Pokémon potrebbe avere. Riguardo alle statistiche, urge fare una precisazione riguardante tutte le Eeveelution. Difatti questi Pokémon possiedono tutti 525 di punti totali a livello di statistiche, ripartiti in maniere uguali tra le diverse statistiche. Di conseguenza abbiamo dei valori come 65, 60, 110, 130, 95 e un altro 65 che vanno a inserirsi nelle varie statistiche a seconda dell'Eeveelution scelta. Nel caso del nostro Stone, mi sono basato sulle medie delle statistiche dei tipi roccia e nonché su un'ipotetica differenza che questo Pokémon potrebbe avere con essi. Abbiamo 65 DPS, i Pokémon di tipo roccia non sono di certo noti per avere dei PS molto alti, 95 di attacco fisico, invece questi Pokémon in attacco fisico di certo non peccano, ma sono ovviamente le difese quelle che caratterizzano meglio questo tipo. Infatti abbiamo 130 di difesa fisica, che è sempre stata quella più importante per il tipo roccia, nonché 110 di difesa speciale. Abbiamo poi invece una velocità molto bassa essendo un tipo roccia, quindi 60, e un attacco speciale che si va a prendere il 65 rimanente. Come già detto, queste valutazioni sono fatte in base al tipo e alla base delle statistiche che il tipo ha nella sua media, nonché a un'ipotetica variante che questo Pokémon potrebbe rappresentare. Ad esempio, chiaramente i PS dovrebbero essere un pochino più alti per la media, ma essendo i valori di ogni Eeveelution gli stessi, ovviamente non si possono riadattare alla media. Per quanto riguarda il metodo evolutivo, occorre far notare che ogni qualvolta Game Freak ha introdotto due Eeveelution nella stessa generazione, queste avevano lo stesso metodo evolutivo. Basti pensare ad Espeon e a Umbreon, che si evolvevano entrambi tramite amicizia di giorno e di notte. Il nostro Pokémon dunque dovrà avere un metodo evolutivo uguale a quello del nostro Eevee di tipo volante. Il metodo che ho pensato implica il possedimento di uno strumento all'aumento di livello, che poi porterà all'evoluzione. Nel caso di Stoneon, secondo me potrebbe essere il possedimento della pietra dura, questo strumento particolare che in teoria aumenterebbe le mosse di tipo roccia, ma che nella nuova generazione potrebbe avere quest'ulteriore funzione di metodo evolutivo per il nostro Eevee, che così otterrebbe il tipo roccia tramite il possedimento di questa pietra. Per quanto riguarda invece le abilità, come per i nomi, queste nell'Eeveelution rappresentano il tipo che esse possiedono. Jolteon, per fare un altro esempio,
possiede l'abilità Assorbivolt. Di conseguenza il nostro Stonion dovrebbe avere delle abilità o un'abilità in generale che sia abbastanza peculiare del suo tipo. Ora, ci sono molte abilità peculiari possibili. Una di queste potrebbe essere ad esempio Vigore, che sicuramente è caratteristica dei tipi roccia e tantissimi Pokémon di questo tipo per l'appunto la possiedono. Di conseguenza una delle abilità papabili potrebbe essere questa. Sabbia Velo ad esempio più caratteristica dei tipi terra, quindi non gliela darei. Opterei più su un Vigore, che sicuramente potrebbe essere anche un'abilità interessante per quanto riguarda la faccia del competitive. Passiamo ora alla nostra Eeveelution di tipo volante, nonché al suo nome. Come prima valgono le regole delle Eeveelution, ossia che la parte antecedente al suffisso Ion rappresenta il tipo in una sua particolare forma. In questo caso il nome che ho scelto poteva essere molteplice. Potevo scegliere Windeon, da wind che vuol dire vento, oppure avrei potuto anche scegliere Wingeon, che invece veniva dalla parola wing, che significa ala. Invece ho preferito un nome più particolare, ossia Featheron. Feather, che in inglese vuol dire piuma. Mi sembrava un nome più carino da pronunciare, più caratteristico, più forte e in generale più coerente con quello che andremo a vedere dopo riguardo a questo Pokémon, in particolare col metodo evolutivo, o meglio con lo strumento che ho pensato questo Pokémon potesse tenere per evolversi. Prima però parliamo delle statistiche. Come abbiamo visto prima, le statistiche delle Eeveelution si dividono con gli stessi valori per i 6 parametri delle statistiche stesse. Anche in questo caso ho scelto di procedere secondo la media delle statistiche dei tipi volanti, nonché secondo alcune mie supposizioni, per la verità abbastanza campate per aria, riguardo alle caratteristiche di questo Pokémon. I Pokémon di tipo volante sono riconosciuti come Pokémon abbastanza fragili dal punto di vista difensivo, nonché dal punto di vista dei punti salute, e infatti i valori fra virgolette più bassi sono posti nella statistica dei punti saluti, ossia 65, nella difesa, che anch'essa è 65, e nella difesa speciale, che in realtà è un pochino più alta e presenta un 95 di punti base. Infatti secondo una media la difesa speciale nei tipi volanti pare essere un attimino più alta rispetto a quella fisica. La statistica più bassa, ossia di 60, è stata posta nell'attacco speciale per dare più risalto all'attacco fisico, che invece presenta uno smagliante 130 e una velocità altrettanto buona, che si stanzia però sui 110. I Pokémon di tipo volante sappiamo che sono dei Pokémon di base veloci, come del resto gli uccelli che si rappresentano, e hanno solitamente un buon attacco fisico. Basta pensare a Pokémon ad esempio come Skarmory. Giungiamo finalmente al metodo evolutivo di cui vi stavo parlando precedentemente. Stiamo parlando di un metodo evolutivo che per caratteristiche ricorda quello precedente di Stonion, ma a differenza sua questo potrebbe avere delle basi ancora più fondate. Difatti ragazzi, esiste uno strumento molto particolare nel mondo Pokémon che in questo momento è totalmente privo di utilità. Sto parlando della piuma bella, una piuma che a differenza delle altre non aumenta nessuna statistica o non arreca nessun miglioramento alle statistiche, ma che è semplicemente una piuma molto bella ma priva di qualsiasi utilità in lotta. Associata al nome emblematico del nostro Eevee, ossia Featheron, potremmo andare a supporre che questo Eevee particolare si potrà evolvere in Featheron tenendo per l'appunto questa piuma bella con sé all'aumentare del livello. Siccome questa piuma non ha nessun utilizzo e siccome l'Eevee sarà di tipo volante, questa associazione mi è piaciuta davvero tanto e ho pensato di proporla. Poi per quanto riguarda Stonion sono stato obbligato a proporla anche per quel Pokémon in virtù dell'associazione tra le due Eeveelution della stessa generazione, che presentano per forza di cose lo stesso metodo evolutivo. Per quanto riguarda il nostro Stonion, ovviamente non abbiamo specificato che potrebbe essere introdotto anche un ipotetico strumento nuovo, ancora non visto. Di conseguenza non è necessario che si tratti della pietra dura, ma potrebbe essere anche un altro strumento dedito semplicemente all'evoluzione di tale Pokémon. Per quanto riguarda l'abilità, avendo già dato un aspetto fisionomico abbastanza interessante del nostro Pokémon che caratterizza le piume, e quindi supponendo che il nostro Eevee diventi una sorta di Eevee alato, potremmo andare a dare un'abilità molto particolare, ossia Pettin Fuori. Ricordiamo che le abilità nell'Eeveelution rispecchiano il tipo a cui essi appartengono. Pettin Fuori è un'abilità tipica dei Pokémon di tipo volante con delle parvenze da volatili, e quindi se noi supponiamo che il nostro Eevee si chiami Featheron e che dunque rappresenti una sorta di uccello volante venuto fuori da un Eevee un po' a caso,
potremmo supporre che questo Pokémon potrebbe avere questa abilità. Non andiamo a trascurare di certo abilità come Sguardo Fermo, che anch'esse sono molto caratteristiche dei tipi volanti, ma che secondo me sarebbero un po' banali per un Pokémon fra virgolette così importante come un Eeveelution. Ricordiamo che Eevee è diventato, fra tante virgolette, una nuova mascotte del mondo Pokémon da affiancare a Pikachu. Di conseguenza, un'abilità veramente importante per questo Eeveelution potrebbe sicuramente avere il suo perché all'interno del Pokémon stesso. E Petting Fuori è sicuramente un'abilità molto più caratteristica rispetto a un semplice Sguardo Fermo. Quindi, alla luce di certe analisi, mi sembra decisamente più probabile. Bene ragazzi, il video termina qua. Io spero che le nostre analisi vi siano piaciute. Se così, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Ovviamente se non siete ancora iscritti, vi invito ragazzi a scrivermi qui sotto nei commenti quale delle due Eeveelution state aspettando di più nei nuovi giochi Pokémon e perché. Inoltre vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.